Buondì, ed eccoci con un'altra parte dell'intelligenza artificiale. Allora, abbiamo diverse cose oggi, perché abbiamo Crayon, cambia anche il titolo della live, abbiamo Crayon e abbiamo OpenAI Playground. Uno è per le immagini e uno è per il testo. Ora, davanti qua ho Playground che è per il testo, però penso che comincio da un po' di immagini. Metto un po' di musica in sottofondo, mettiamo qualcosa di Pikmin. Visto che hanno appena annunciato Pikmin 4. Allora, scrivo nel titolo. Scriviamo una fanfiction. Scriviamo una fanfiction. Oggi è il giorno in cui scrivo. Games and Demos lo chiamo. Ecco qui. Allora, per cominciare vi mostro qualche immagine, perché ho fatto qualcosina con Crayon. Crayon. Visto che hanno annunciato Pikmin 4, ovviamente, ho provato a mettere Pikmin 4. E questi sono i risultati. Date un'occhiata a questo nuovo tizio. Questo è il nuovo capitano, dopo Olimar. Dopo lui, come si chiamano gli altri? Questo è il nuovo capitano. Mario e Silvio Berlusconi. Interessante che tu lo dici perché ho preparato. Silvio Berlusconi in un giardino seduto su una panchina con un Pikmin. Qua non c'è nessun Pikmin. Guardate questa foto, quanto è bella. Sono bellissime. Ah, mi avete mandato qualcosina anche voi? Sì, le mani sono interessanti. Qua ci sono tipo mani dentro mani dentro mani. Sono un po' inquietanti. Mi avete mandato qualcosina anche voi, vediamo. Iper mi ha mandato due volte la stessa immagine. Non è che la vedo meglio se me la mandi due volte. Quindi questo ha messo nell'AI un'immagine di Mario Tennis Power Tour. Oh, Mario Power Tennis per GBA. E questo è quello che l'AI ha generato. Quello in alto a destra sembra tipo Bob the Builder. Guardatelo. Quale fratello è questo? Chi è questo? Dario? Cos'hai usato comunque per fare questa? Quale AI è questa? Abbassa un po' il volume che forse è forte della musica. Fatemi sapere se il volume va bene. Ciro! È Ciro! Ah, questa è DALL-E 2. Io purtroppo non ho ancora accesso a DALL-E 2. Volevo aspettare DALL-E 2 per fare un altro episodio dell'AI, ma non ce l'ho ancora. Poi abbiamo una foto di gruppo di Mario e Luigi, fratelli nel tempo, con me, Zaki, Kriko e Benz. In Mario e Luigi. Ora in realtà non vedo bene Daffy Duck. Vediamo se c'è un'immagine migliore. Non viene molto bene. Qua c'è Parappa the Rapper in alto a destra. Vedo un po' Daffy Duck, vedo un po' un Pikmin. Non vedo Wart però. Non vedo Wart. Forse questa andrà meglio? Wart è Parappa the Rapper in una culla. Eccolo, questo funziona bene. Eccolo qua, Wart. Questo va bene. Qua abbiamo una foto di gruppo vintage di Daffy Duck, un Pikmin, Wart e Parappa the Rapper. Questa è piuttosto buona, guardatelo. C'è tipo Parappa the Rapper, poi c'è Wart accanto a lui. C'è una specie di Pikmin, ma solo le gambe del Pikmin. E poi c'è Daffy Duck con la t-shirt blu. Qua sono tipo tre Daffy Duck. Qua c'è una persona, un essere umano a caso. Queste sono un po' inquietanti. Ma è Wart o King K. Rool? Questo è Wart, chiaramente, vi sbagliate, chat. Non so di cosa parlate. Poi ho Walter White come Pikmin.
Visto che hanno appena annunciato Pikmin 4, ho pensato, quali personaggi possono apparire in Pikmin 4? Chi sarà il nuovo capitano? Olimar, dobbiamo cucinare, Olimar. Ok, questo è un altro. Poi, lunedì ho intenzione di cominciare Sonic Adventure 2, quindi, ecco uno screenshot totalmente autentico di Sonic Adventure 2. Non è neanche modificato, è solo Sonic Adventure 2. Poi, allora, hanno annunciato il nuovo Zelda. Come si chiama il nuovo Zelda? O meglio, non è che l'hanno annunciato, ma hanno annunciato il nome. Giusto il titolo. E si chiama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Per questo ho pensato di fare una rappresentazione visiva. Eccolo qui che arriva. È troppo grande? Ok. The Legend of Zelda Tears of the King. Questo è il re che piange. Queste sono le lacrime del re. Del re Arcanian di Zelda CDI. Ne ho fatte altre. Questo è Tears of the King. In anteprima mondiale. Ecco nuovi screenshot di Zelda Tears of the King. Va bene, non ne ho fatti altri, ma bastava così, penso. Poi, cos'altro hanno annunciato? Ah, abbiamo anche un'altra versione del titolo. The Legend of Zelda Tier List of Kingdoms. Questa è la tier list dei migliori regni. Grazie per l'accuratezza. Poi, hanno annunciato il nuovo Fire Emblem. Si chiama Fire Emblem Engage, giusto? L'Engage era una console di Nokia. Questo è Fire Emblem su Nokia Engage. Quindi questi sono screenshot in anteprima del nuovo Fire Emblem. Basta Fire Emblem. Sono molto contento che Nintendo abbia deciso di supportare questa console molto sottovalutata. Poi, siccome appunto stiamo parlando di Zelda, Tears of the Kingdom sembra un nome un pochino edgy, perché tipo le lacrime del regno, ho pensato di vedere Link come cantante di Linkin Park. Questo è Link che piange. L'Engage era un telefono, sì, ma era un telefono console, era una via di mezzo. Link come cantante di Linkin Park. Poi in questo Nintendo Direct hanno mostrato molti giochi di fattorie, quindi abbiamo Mario in un gioco di fattoria. Ci pensate che in 40 anni non hanno mai fatto uno spin-off di fattorie per Mario? Abbiamo giochi di tennis, giochi di golf, abbiamo Mario Teaches Typing, Mario is Missing, Hotel Mario, abbiamo giochi horror, tra virgolette, con Luigi's Mansion, abbiamo tantissimi bellissimi Mario RPG. Ma non c'è un Farming Simulator, quindi è l'ora di farlo. E poi ovviamente anche Zelda. Link di Zelda in una fattoria. Mi piace quanto è realistico. Questo è troppo realistico per lo Switch, questo uscirà sullo Switch 2. Stardew Mario. Giochi horror come The Music Box 2, sì. Credo che sia tutto quello che ho preparato. Ora, se volete, proponete voi cose da mettere. Quale prompt potremmo mettere? Se io vado, per esempio, su... Un attimo. Cryon, scrivi solo Pikmin 4? Va bene. Eccolo qui. È un po' storto, ma va bene così. Mi avete mandato altro su Discord? Va bene, mentre qua carica, vediamo Discord. Va bene, questo non ha niente a che fare con Mario né con i videogiochi, ma è... Come si corre nello stile di WikiHow.
un articolo di WikiHow che ti insegna a correre. Potremmo provare anche... Pikmin 4 nello stile di WikiHow. Barbone Joe dice fallo su questo sito, proviamo. Artbreeder, ne ho sentito parlare. Serve un account, perché se serve un account ci metterò un po'. Oh wow. Cioè, qua posso mettere le mie foto, le mie immagini? Ok, mi sembra un po' complicato da improvvisare ora. Proviamo con un prompt, proviamo così. Un attimino. Che lo inquadro meglio. Un attimino. La inquadro tipo un pochino più centrato, non serve un account. Ok, cosa scriviamo qua? Scriviamo... vediamo un po'... Un sito migliore di da lì. Pikmin 4, vediamo cosa dice questo con Pikmin 4. Render. Ok, intanto vediamo quello di prima. Questo è il risultato di Pikmin 4 secondo Cryon. Sono semplicemente screenshot di vari Pikmin, però tremendamente mescolati. Questo è Pikmin 4 nello stile di WikiHow, non è molto diverso, sinceramente. Il nuovo capitano, confermato. Guardate questi, in effetti, guardatelo. Come si chiama questo capitano? Vediamo se qua sta andando avanti. Sta funzionando? Sta funzionando o no qua? Oliomar. Perché qua l'immagine che c'è è quella di prima, no? Devo mettere la barra al massimo, va bene. Pikmin 4 con la barra qua sotto messa al massimo. Render. Chat, creatività, dai, cosa possiamo mettere? Cosa possiamo inventarci? Quale personaggio possiamo mettere, per esempio, all'interno di Pikmin? Prima avete visto Berlusconi con un Pikmin, no? Avete visto... Dov'era? L'ho perso. Avete visto questo? Duranair mi sta mandando... Ok, Duranair ha generato un piccione... O un tacchino, o un pollo, o quello che è. Con Artbreeder. Kirby in Pikmin. Kirby in Pikmin. Mario in Mario Kart che distrugge la casa di Wario, va bene, molto bello. Mario in Mario Kart destroying Wario's house. A giant chicken. Ok. Ok, qua abbiamo Pikmin 4 su Artbreeder. È decisamente astratto. È decisamente astratto. Forse è meglio provare qualcosa di più specifico, tipo... Si possono anche disegnare forme. Credo di non capire del tutto come funziona. Tipo queste cose al lato, che sono? Se tolgo tutto, tipo... E scrivo... Un pollo... In Pikmin 4? Però è noioso, perché un pollo non è niente di particolare. Mario che distrugge Luigi Kart, i kart di Luigi. Ok. Allora, questo è Mario che distrugge la casa di Wario. Purtroppo non ha capito bene la casa di Wario. Proviamo così. Mario che si schianta nella casa di Wario. Questo è Kirby in Pikmin. Beh, è carino, ma non è neanche così speciale, perché è semplicemente Kirby su Pikmin. Mario distrugge... Allora, Mario distrugge...
Come scrivo? Tipo Luigi Scart? Così. Proviamone anche un altro, proviamone a farne tipo due. Anime di Mario che distrugge le carte di Luigi. Storm, assicurati di guardare Discord. Storm, vedi Discord? Il mio, ogni tanto. Sì, do un'occhiata anche a quello che mi mandate. Oddio! Oddio. Questo è bellissimo. Mario, no, scusate, Wario e Silvio Berlusconi che mangiano un hamburger mentre guardano la TV. Molte di queste sono Berlusconi e Berlusconi. Guardate in basso a sinistra! Berlusconi che dà un hamburger a Wario! Guardatelo! Questa però è bellissima. Questa in alto a destra è bellissima. Poi abbiamo... un Pikmin in Mario Kart Wii. Sapete cosa mi piace di questa immagine? Allora, Pikmin in Mario Kart Wii. Mi piace che becca bene i colori di Mario Kart Wii. Vedete, tipo, al centro e a destra prende proprio i colori tipici di Mario Kart Wii. Quei colori leggermente desaturati, ma con un pochino di bloom. Anche qua in basso, mi piace molto. Lo azzecca bene. Poi... ah, qua intanto ha finito l'anime di Mario che distrugge le carte di Luigi. Purtroppo non capisce Heavy Machine Gun. Proviamolo tutto attaccato, ma non credo. Forse non accetta la violenza, comunque. Ok, neanche questo lo accetta. Secondo me, Dalli Mini barra Crayon non è molto buono per i prompt più complessi. Non capisce molto bene i prompt più complessi. Guardate qua, intanto, questo è il pollo in Pikmin 4. Mi piace. Ah, forse mi conviene togliere, tipo, tutto. E lasciare solo uno spazio molto grande, così. Proviamo. Io di default metto... proviamolo qua. Mario si schianta... nella casa di Wario con un kart. Proviamo. Nuova Pro Pick, sì. Abbiamo così sospeso, ok. Non lo prende bene comunque. Ok, 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 ok. Mario è venuto benino, ma non c'è nient'altro, non c'è casa di Wario. Io mi chiedo se tipo qua metto degli elementi. Un attimo. Se posso aggiungere degli elementi, tipo... tipo, questo è Mario, no? Ok. E dall'altro lato abbiamo... casa di Wario. Tipo così. Funzionerà secondo voi? Secondo me no. Secondo me non capisce che questa è casa di Wario. Mettiamoci tipo una... un cerchio con una doppia V. No, fa schifo. Fa schifo! Non riesco a fare la doppia V! Devo capire bene come funziona questo perché secondo me ha potenziale. Vediamo se così prende la forma. Voglio che prenda la forma, chiaramente, non voglio che sia accurato. Oddio! Questo è quello che ha fatto Duraner. Questo è un pollo con un Nintendo 64 e Mario dentro la TV. Mario di Smash Bros. Brawl, credo. O Smash 4. Sono io che speedrunno Mario 64! È vero! È bellissimo! È bellissimo! Posso aggiungere immagini vere e proprie. Purtroppo non credo che sia una buona idea farlo ora, mettermi a cercare immagini. Però magari me le preparo e la prossima volta vi faccio vedere i risultati. Oh no, qua è venuto un disastro. Va bene.
Le mette lui. Bene, sicuramente devo imparare a usare questo tool. Ma... non sono bravo probabilmente a usarlo. Vediamo se mi state mandando altro. Iper mi ha mandato? Beh, non ha niente a che fare con Mario, né con i videogiochi, né con niente, ma è una sedia abbandonata al tramonto. Molto bella. Abbasso leggermente le... oh mio Dio, guardate. Ok, abbassiamo tipo un pochino. Si può cancellare tutto in qualche modo? Tipo, via tutto quanto. Tipo con canc, sì. Ok, cancelliamo tutto. Tutto bene. Ok, così, via. Via, via. Ok, disegniamo qualcosa per bene. Cosa potrei disegnare? Iper mi ha mandato anche Kirby? Oh, mi ha mandato anche un Kirby? Un Kirby un po' strano, un Kirby un po' maledetto. Kirby che mangia un ananas. Se lo dici tu. Ok, questo è Kirby che mangia l'ananas. Una bandiera italiana con Wario sopra. Ok, facciamo il partito di Wario. Mi piacerebbe prendere tipo... Il problema è che fa solo le forme così, non mi fa fare tipo un disegno, un cerchio, no? Posso toglierlo? Oh, me lo fa tagliare! Benvenuti nel nuovo trailer di Smash! Ok, no, facciamo così. Storm, è facile. Nintendo 64, oh, guardate che figo. Questo è il risultato... per Duraner di Nintendo 64. Vedo tipo il Nintendo 64 con 64 DD attaccato, Rayman 2, Banjo-Tooie e Pokémon Stadium. Figo! Allora, proviamo. La bandiera italiana. Quindi se io facessi tipo così, no? Così? No, io volevo farlo verde in realtà. Un attimo. Questo tool secondo me sarà molto buono se sai usarlo. Ok, abbiamo la bandiera italiana. Poi mettiamolo tipo così. Ok. La bandiera verde, grigia e rossa. No! No! Oddio, ok. Rosso. Ok, questa è la bandiera italiana, fidatevi. Con... Wario. Ora disegno Wario perfettamente. Vabbè, questa sarà la forma generale di Wario. Questa è la forma di Wario, questo è tipo il cappello di Wario. Ok. No, 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 non così. Ok, Wario sulla bandiera italiana. Proviamo. Duraner mi ha mandato... intanto... Mario 64. Il primo risultato per qualche motivo è semplicemente Mario, blu. Ok, vediamo quello che succede qua. No, non capisce Wario. La bandiera è venuta bene, ma non capisce Wario. Sembra tipo un alieno. Ok, posso cercare le immagini. Quindi potrei fare tipo Wario così. Ok, qua abbiamo Wario. Quindi è così che funziona. Probabilmente è una terribile idea quella di provare questo tool così, improvvisandolo. Ingrandisco un po'. Tipo così. E ci spiaccichiamo Wario.
il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Tengo d'occhio anche Discord, tranquilli, abbiamo... Oddio. Ok, abbiamo da Cryon. L'abbiamo già visto. Cos'è questo? Cos'è? Allora, questo è quello che mi ha mandato Luxio. E intanto qua abbiamo il risultato di Wario sulla bandiera italiana. Questo è Wario. Prova a diminuire l'intensità. E va bene, facciamo l'ultimo tentativo e poi andiamo avanti. Poi andiamo avanti con la prossima parte, il prossimo segmento. Nel frattempo, Wario muore in un incidente d'auto. Wario muore in un incidente d'auto. Wario muore in un incidente d'auto. Tre volte. Eccolo qui! Bellissimo! Capolavoro! Se diminuisco ancora di più... Il logo del Wario's Castle. Il nostro nemico alle elezioni. Mario rapisce... una... un'edicola? Un edicolante stile anime. È quello che mi ha mandato Hyper. Qua intanto abbiamo Wario. Va bene, questo è Wario alle elezioni. Wario nazionalista, sì. Wario è il nostro nuovo presidente. Ok, vediamo se Wario può morire in un incidente d'auto. Vediamo un po'. Ma dai, viene Wario e basta! Vedete perché mi lamento di questo... di questo tool di Cryon? Me ne sono perso uno? Ah, mi ha detto guarda il mio, ma dove? Ok, su Discord. Questo è un altro di Kirby e Berlusconi che guardano la TV. Ora, c'è un problema. È il fatto che in questa immagine non c'è Kirby. Sapete cos'è questa in realtà? Kirby ha mangiato Berlusconi. Quindi adesso ci sono due Berlusconi, c'è quello vero e c'è Kirby trasformato in Berlusconi. E guardano la TV insieme. Amici per la pelle. Va bene, qua abbiamo Wario e basta, non funziona bene. Io non vedo l'ora di entrare su Dalì 2, perché Dalì 2 è fantastico. Ma fino ad allora... questo è il meglio che possiamo aspettarci. Buonanotte, sogni d'oro. Detto questo, levo tutto questo casino, perché è un miliardo di immagini. Andiamo qua. Scriviamo una fanfiction. Scriviamo una fanfiction. Questa, secondo me, è la parte più interessante dello stream, perché l'ho provato e c'è roba molto interessante. Allora, Mario e Wario si candidano alle elezioni italiane. Quindi questo genera del testo casuale. Chi la spunta? Mario. Va bene. Funziona anche in italiano, sì. Però no, non mi piace così. Proviamo di nuovo. Quale dei due otterrà più voti? No, aspetta, facciamo qualcosa di meglio. In inglese sì, va meglio, però mi piace di più l'idea di farlo in italiano. Lo inquadro meglio. Diciamo, per voi preferisco che sia in italiano. Così lo capiscono tutti. Facciamo tipo così. Facciamo un po' così. Ok, allora. Mario e Wario si candidano alle elezioni. Wario inizia il suo comizio e dice: cari cittadini, se mi eleggete, vi prometto che manderò tutti i soldi delle tasse nelle mie tasche! In questo modo finalmente avremo le strade pulite e i marciapiedi rifatti. È bellissimo! È perfetto! È quello che direbbe Wario! Allora, questo si chiama OpenAI. Si chiama OpenAI.com e questo è Playground. Questa è la parte più interessante. Secondo me abbiamo sprecato tempo a fare quella roba su Cryon, perché questa è molto più interessante. Mario, dal canto suo, dice: cari cittadini, se mi eleggete, prometto di lavorare sodo per migliorare la nostra città.
Faremo in modo che sia più sicura, più pulita e più accogliente per tutti. Ok. Chat, scegliete voi la prossima frase. Creiamo una fanfiction insieme. Questa parte secondo me ha potenziale. Allora, vi mando il link in chat, però per adesso non facciamo cose diverse. Concentriamoci tutti su questa storia qui. Quindi questo è il link, però datemi consigli da scrivere qua, non facciamo storie diverse. È finita la storia, la musica intanto. Mettiamo musica di Wario Land. Ah, questa è tutta la musica di Wario Land 2. Andiamo un po' avanti. Ok, perfetto, questa è la musica di Wario Land 2. Questo è il sottofondo delle elezioni. Ma poi arrivò un altro candidato, Storm, del partito Mario's Castle. Preferirei non inserire me stesso, almeno non per ora. Hyper dice, no, lo provo per conto mio. Dai, è più divertente se lo facciamo insieme. Facciamo una storia insieme. Perché dobbiamo fare una fanfiction. Se no ognuno fa una storia diversa che non è coerente. Allora, mettiamo Bowser. Ma all'improvviso arrivo Bowser. Tony dice, Magi, guarda il mio Magi. Diamo un'occhiata a Discord. No, Discord l'ho già guardato. Cos'è che non ho guardato, Tony? All'improvviso arrivò Bowser. Ehi, cosa sta succedendo qui? Bowser gridò. Stavo cercando di prendere il controllo della città, ma sembra che qualcuno mi abbia battuto sul tempo. Bowser! Gridarono all'unisono... All'unisono? Mario e Wario. Oh, cosa volete voi due? Bowser disse, sprezzante. Siete solo un paio di perdenti. Non siamo perdenti, disse Wario. Anzi... Non siamo perdenti! Disse Wario. Siamo i candidati alle elezioni! Candidati? Bowser rise. Non c'è nessuno che voterebbe per voi due. Io sono il candidato migliore in questa città e non c'è nessuno che può fermarmi. Oh, sì che possiamo, disse Mario. Ciao Sarik, ti sei perso pochissimi minuti in realtà di Playground su OpenAI. Praticamente possiamo generare la nostra fanfiction. È un'intelligenza artificiale che può generare un testo. Ah, i cittadini di questa città non vogliono un tiranno? Perché è scritto così tiranno? Non vogliono un tiranno come te al comando, vogliono qualcuno che lavori per il bene. Per il bene, punto. Un tiranno. Ok, chat, decidete voi ora. Cosa fa Bowser? Che succede? Creiamo una fanfiction insieme, quindi voi dite proposte. Mario sembra che abbia più voti, ma Wario pensa a un piano per boicottare il risultato. Proviamo. Sembra che Mario abbia più voti. Ma Wario escogita un piano per boicottare il risultato. Wario prende il microfono e dice... Cittadini di questa città, non votate per Mario! Lui è un bugiardo e un truffatore! Ha promesso di lavorare per il vostro bene, ma non lo farà! Vi prenderà solo i vostri soldi e non farà niente per migliorare la città! Mario è scioccato dalle parole di Wario, ma Bowser è molto contento. Bowser sa che se i cittadini non votano per Mario, allora lui sarà il vincitore! Questa cosa è... stupenda! Questa cosa è... stupenda! Ok, che succede dopo? Wario inizia a parlare dei problemi del regno dei funghi, tra cui il problema dell'immigrazione degli Yoshi. No, va bene. Lasciamo stare l'immigrazione degli Yoshi, ma parliamo. A parlare del problema... dei problemi del regno dei funghi. Due punti. Cittadini, la situazione nel regno dei funghi è critica. Bowser ha preso il controllo e tutti vivono nella paura. Dobbiamo fare qualcosa per fermare Bowser e io so come. Votate per me, Wario! E insieme cambieremo il regno dei funghi. La mia voce di Wario è terribile. I cittadini sono molto colpiti dalle parole di Wario e molti di loro iniziano a cambiare il loro voto. Alla fine Wario vince le elezioni e Bowser viene arrestato. Wow! Wow!
Troppo in fretta, Bowser è stato arrestato! Wario è nuovo sindaco, non presidente, ma sindaco del regno dei funghi, e promette di lavorare per il bene dei cittadini, va bene? Ha vinto Wario, gente! Ha vinto Wario. L'intelligenza artificiale ha deciso che ha vinto Wario. Questa cosa è stupenda. Scoppia una guerra civile. Ok. Scriviamo solo, scoppia una guerra civile. I seguaci di Bowser cercano di rovesciare il governo di Wario, ma vengono sconfitti. Wario è ancora il sindaco, il regno dei funghi è finalmente al sicuro, va bene. La guerra è fallita. Un plot twist che riguarda Mario. Mario non si arrende e guida una rivolta. Ma Mario non si arrende e guida una rivolta. Wario è corrotto. Submit. I seguaci di Bowser vengono sconfitti. Di nuovo? E Bowser viene arrestato. Di nuovo! Wario è ancora il sindaco, ma ora deve affrontare una nuova minaccia. Mario. Ok, Bowser è arrestato e Wario deve affrontare una minaccia. Mario. Dopo guarda le immagini con la reader. Mi avete mandato qualche link in chat che mi sono perso? Questo è quello che mi ha mandato Duraner poco fa, diamogli un'occhiata veloce. Questo è il nuovo gioco di Mario su Heartbreeder che ha mandato Duraner. Questo l'abbiamo già guardato, sì. Ah, mi ha mandato su Discord, va bene. Oddio, in effetti questa è bella, guardate. Questo è il partito di Wario. Questa l'ha fatta Barbone Joe ed è la bandiera di Wario realistico. Wario sul simbolo della bandiera italiana, arte fotorealistica. Ne abbiamo anche un'altra. Wario con la barba. Ha anche uno strano simbolo sul cappello. Questo Wario sembra tipo il personaggio di Stranger Things, come si chiama. Quello. Ok, andiamo avanti con la nostra storia, vediamo che succede dopo. Riceva delle tasse? No, è troppo vecchia. Mario dice che Wario è corrotto. Non puoi governare questa città, esclama Mario. Sei un ladro e un truffatore. Voglio che tu dimissioni immediatamente. Voglio che tu dimissioni immediatamente. No! Wario gridò. Questa città è mia, non la lascerò mai. A queste parole i cittadini iniziano a lanciare pomodori e uova contro Wario. Wario fugge e Mario è nuovo sindaco! Oh, ce l'ha fatta! Mario è diventato il nuovo sindaco! Attenzione! Ce l'abbiamo fatta! Ah... Ok, che succede dopo? È bellissima, questa cosa è bellissima. Secondo me è un peccato che abbiamo, tra virgolette, nascosto questa parte in mezzo a un mucchio di roba un po' meno interessante, secondo me. Perché questo da solo è la cosa più bella del mondo. Ah, Yoshi va delle tasse. Va bene, la chat vuole Yoshi che va delle tasse. Yoshi... Allora, facciamo così. Mario scopre che Yoshi ha evaso le tasse. E prende una decisione. Yoshi deve pagare le tasse o andrà in prigione. Yoshi è furioso e comincia a lanciare uova contro Mario. No, Mario fugge! Yoshi è il nuovo sindaco! Ma come? Ma come? Ma come? Il sindaco cambia in continuazione ormai. Ogni frase è un nuovo sindaco. Allora, io pensavo che Yoshi finisse in prigione, invece è diventato il nuovo sindaco. Va bene. Yoshi è il miglior sindaco di sempre. È un vero Chad. Sto seguendo la chat. In quanto sindaco... cosa fa il sindaco? Cosa fa? Non fa le leggi. Cosa fa un sindaco? In quanto sindaco, la sua prima mansione... La sua prima mansione è... Costruire un muro al confine con il regno dei funghi? Ragazzi, ho un po' di paura per Yoshi.
Ho l'impressione che Yoshi voglia rendere il regno dei funghi di nuovo grande. Ma il problema è che questo è già il regno dei funghi, quindi... Ok. Yoshi decide di rendere il regno dei funghi nuovamente grande. Ok, dice che non devo mettere lo spazio alla fine della frase, va bene. Yoshi ci riesce e il regno dei funghi è di nuovo grande e prospero. Siamo in un futuro oscuro. Yoshi instilla una dittatura. Ma i cittadini non sono contenti e iniziano a ribellarsi. Yoshi è costretto a fuggire e Mario è di nuovo il sindaco! Siamo tornati a Mario. Mario è un grande sindaco. È onesto, corretto e lavora per il bene dei suoi cittadini. Grazie a Mario, il regno dei funghi è finalmente al sicuro. Ok. Continuiamo a cambiare sindaco. Dove andiamo dopo? Luxio propone Waluigi. Makan propone che Yoshi prenda la ragazza di Luigi. Storm, fai castrare Mario! Come? Come? Peach ritorna dalla vacanza per riprendere il controllo del suo regno. Ma Peach ritorna dalla sua vacanza per riprendere il controllo del regno. È la miglior fanfiction di sempre, sì. Peach! Gridano all'unisono Mario e Wario. Cosa volete voi due? Peach disse sprezzante. Siete solo un paio di perdenti. Oh no, si sta ripetendo. Non siamo perdenti, siamo i candidati alle elezioni, dice Mario. Candidati? Peach ride. Non c'è nessuno che voterebbe per voi due. Io sono la candidata migliore in questa città. E non c'è nessuno che può fermarmi. Oh sì che possiamo, disse Wario. I cittadini di questa città non vogliono una tiranna come te. Purtroppo per Mario e Wario, Peach vince le elezioni. Peach è di nuovo la regina del regno dei funghi. E due sono costretti a fuggire. Bene, siamo tornati a Peach. Siete contenti, chat? Il tempismo della musica è buono, sì. Tutto ritorna normale. Ma in realtà Peach era Bowser travestito. Questo era l'astuto piano di Bowser. Bowser aveva vinto le elezioni grazie al suo piano di truffa, e ora il regno dei funghi è di nuovo nelle sue mani. Bowser è il nuovo sindaco e non c'è nessuno che può fermare il suo piano di conquista. Ok. Basta sindaci. Basta cambiare sindaco, dobbiamo portare avanti questa storia. Ragazzi, ci vuole uno sviluppo. Cosa possiamo fare dopo? Bowser va a mangiare la pizza. Questo è lo sviluppo migliore. Per festeggiare. Peach installa una monarchia assoluta e decide di invadere il regno di Bowser. Ormai Peach non è più la regina. Ok, non vuole che metta il punto. Mettiamo la virgola. Bowser va a mangiare la pizza per festeggiare, virgola. E Wario e Mario sono costretti a guardare. Ok, Wario e Mario sono costretti a guardare mentre Bowser mangia la pizza. Decidono di invadere l'isola di Yoshi, va bene. Le truppe di Bowser decidono di invadere l'isola di Yoshi. Mettiamolo maiuscolo, isola di Yoshi, così. Yoshi non si arrende e affronta Bowser. Yoshi sconfigge Bowser e libera l'isola di Yoshi. Ma Bowser non si arrende e cerca di conquistare il regno dei funghi un'altra volta. Bowser costruisce un esercito di Bowser Bot! Da dove viene questa? Bowser costruisce un esercito di Bowser Bot e cerca di conquistare il regno dei funghi, ma è già suo il regno dei funghi. Mario e Wario si alleano per sconfiggere Bowser. I due sconfiggono Bowser e liberano il regno. Mario è di nuovo il sindaco. E Wario è il suo braccio destro, abbiamo una collaborazione. Attenzione. I due sono i migliori amici di sempre e insieme governano il regno dei funghi. Grazie a Mario e Wario il regno dei funghi è finalmente al sicuro. Plot twist. Mario e Wario si sono alleati. Ok. Clap. Ok, scriviamo fine. Anzi, scriviamo e tutti vissero felici e contenti. Punto. Va bene, basta, questa è la fine della storia.
Questo è il good ending. Il regno di Italia è sotto invasione dall'Italia e diventa una colonia italiana. Allora, facciamo così, questa storia è finita. Iniziamo una storia nuova. Cos'altro potremmo dire? Proviamo velocemente il regno... Allora... Il regno dei funghi? Però preferisco cambiare storia, preferisco andare in una storia diversa. Una storia romantica? Hyper diceva Bowser comincia a giocare a tennis, poi ad un tratto arriva una ragazza con i codini che gli propone di giocare, va bene? Proviamo questa, dai. Bowser... gioca a tennis, ma all'improvviso... arriva una ragazza... una ragazza col codino... che propone... di giocare. Questa AI non può conoscere Mario Tennis. Non esiste che questa AI conosce Mario Tennis. Un triangolo amoroso tra Mario, Peach e Pauline. Bowser, che ne dici di una partita a tennis? Ragazza, va bene. Andiamo avanti. Riproviamo. Ma va bene così. La ragazza si chiama... vediamo. Se dice Tina... io esplodo. Non esiste, non puoi dire, non puoi conoscere Mario Tennis, non può esistere. Oh, la ragazza si chiama Peach, inizia la partita. Ok, un attimo, fermati, fermati, fermati! Fermati! Ok. Allora, prima di tutto voglio farvi notare che Peach l'ha capito l'AI. Non ho scritto io Peach. Peach dà il servizio, Bowser va bene, Bowser batte la pallina e Peach la colpisce. Bella, forza! Bowser batte la pallina e Peach la colpisce. Bravo, forza! Bowser batte la pallina e Peach la colpisce. Bella, forza! Bowser batte la pallina e Peach la colpisce. Bella, forza! Bowser batte la pallina e Peach la colpisce. Bella, forza! Bowser batte la pallina e Peach la colpisce. Bella, forza! Peach non ha il codino. Beh, in realtà sì, in alcuni giochi. Ok, allora, il miglior personaggio di Mario Tennis, anzi, il miglior personaggio originale di Mario Tennis... il miglior personaggio umano originale di Mario Tennis è... Todd! No! No! Il miglior personaggio umano di Mario Tennis è Todd. Todd è un personaggio molto carismatico ed è simpatico. È anche un ottimo giocatore di tennis. È un personaggio molto versatile e può giocare sia come giocatore di dritto che di rovescio. Todd è anche un ottimo allenatore ed è in grado di aiutare i giocatori a migliorare il loro gioco. Non conosce Mario Tennis, ma conosce me. Ok, cambiamo. In Mario Tennis... in Mario Power Tennis... la compagna di doppio di Max è... Esmeralda! Esmeralda è la partner in doppio di Max in Mario Power Tennis. Chi è Esmeralda? Wario ha un'asta di beneficenza. Ok, abbiamo due idee che mi piacciono. Uno è il triangolo amoroso e l'altro è l'asta di beneficenza. Partiamo... vediamo un attimino, continuiamo Wario con l'asta di beneficenza, poi proviamo il triangolo amoroso. Allora, Wario... partecipa a un'asta di beneficenza. In palio ci sono... un telefono cellulare e un vaso di cristallo, ma il vaso viene venduto prima che Wario possa fare un'offerta. Oddio quanto è lunga. Wario partecipa a un'asta di beneficenza, in palio, ok. Cosa ne pensi? Wario trova un telefono cellulare, sulla schermata di blocco c'è una foto di una ragazza. Il telefono ha pochissima batteria, ma Wario decide di fare una chiamata d'emergenza con la ragazza. Ok. La ragazza risponde alla chiamata, ma scopre che Wario non ha il credito telefonico. La ragazza, che si chiama Karen, dice che Wario può chiamarla quando avrà acquistato del credito. Scusate, come fa a dirlo se non ha il credito? Wario chiede alla ragazza di chiamarlo dal suo telefono, ma Karen riaggancia. Wario è arrabbiato, ma decide di acquistare del credito telefonico per poter parlare con Karen. Va bene, si sta ripetendo. Non sta andando molto bene. Proviamo il triangolo amoroso. C'è un triangolo amoroso tra... ok, ditemi il nome di tre personaggi. I primi tre personaggi che nominate da ora li metto in questo triangolo amoroso.
Waluigi, Tina e Tina. Waluigi, Tina e Todd. E Todd, ok. Come continuo? Vediamo, se faccio così... nei giochi di Mario Party, in inglese, spesso si vede che Waluigi ha una relazione stretta con Todd e Toadette, che lavorano insieme per sconfiggere Mario e i suoi amici. Non credo che sia vero. In Mario Party 10 si vede che sono in un triangolo amoroso l'uno con l'altro, con Todd che... Todd è diviso nel suo amore per Toadette e la sua attrazione per Waluigi. Ok? Todd confessa il suo amore per Waluigi e quest'ultimo risponde. Che intrighi. Anch'io ti amo, Todd, ma io amo anche Toadette. Oddio. A questo punto, Todd... Toadette si arrabbia e se ne va, mentre Todd e Waluigi si abbracciano. Ok. Ok, non lo so, come andiamo avanti? Tina è sparita, sì. Mi spiace, ma Tina non viene riconosciuta come personaggio di Mario. Intrighi e passioni. Ad un certo punto appare Tina. Davvero volete che appaia Tina di Mario Tennis? A un certo punto appare Tina di Mario Power Tennis per Game Boy Advance. Waluigi si allontana da Todd e si avvicina a Tina dicendo: tesoro, finalmente ti ho trovato. Todd allora si sente triste e si allontana. Abbiamo un quadrato amoroso. Tina e Toadette. Allora sì, è Mario Power Tennis in italiano. In italiano si chiama Mario Power Tennis, perché la versione GameCube e la versione Game Boy Advance hanno lo stesso nome. Mentre invece in America è in Power Tour. Comunque sì, Toadette se l'ha inventato l'AI. A un certo punto si trovano tutti nella stessa stanza. Todd fa un brutto scherzo a Waluigi, ora lo provo. Tina e Waluigi si baciano. Ok, Todd fa un brutto scherzo a Waluigi. Tina in realtà è una bomba? Oh, 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 cosa? Tina è in realtà una bomba. E Todd le ha legato una miccia alla coda. Quando Waluigi se ne accorge esplode, mentre Todd e Toadette scoppiano a ridere. Come? Come? Ma Waluigi è morto? Come? Waluigi è... molto arrabbiato. No, è vivo. Ma alla fine si riconcilia con Todd e Toadette. Ah, va bene, dai. Scusate, questo non me l'aspettavo. Come andiamo avanti ora? Fate apparire la vera Tina, non apparirà mai, mi dispiace. Waluigi decide di vendicarsi, va bene. Metti una bomba nella coda di Todd. La coda, va bene. Ma Toadette lo scopre in tempo e lo ferma. Alla fine Tina e Waluigi si baciano ancora, ma Todd interrompe il bacio dicendo: questo è il mio momento! Tina e Waluigi si arrabbiano con Todd, ma alla fine Todd si unisce a loro e tutti e tre si baciano! E questa è la fine, questo è il good ending del triangolo amoroso. Toadette, in effetti è rimasta fuori Toadette. Toadette, invece, sembra arrabbiata e se ne va. Oh... beh, finita male per Toadette, però se ci pensate, il triangolo è cominciato così, con Waluigi, Tina e Todd. Ora Mario confessa il suo amore per Peach all'improvviso, dice Alternis. Va bene, questa è la fine di questa storia, direi, e ne comincerei un'altra. Mi spiace per Toadette, ma è finita così. Mettiamo anche personaggi che non sono di Mario, cerchiamo di mischiare cose diverse. Tipo personaggi umani, personaggi di altre serie. Mario incontra Silvio Berlusconi e... Tails.
Vediamo cos'altro proponete. Mario e Sonic fondono i giochi olimpici di Parigi 2024. Amy confessa il suo amore a Mario per far ingelosire Sonic. Sephiroth al concorso Mister Maglietta Bagnata. Rayman incontra Sonic e decidono di trovare Spyro. Allora. Mario, Sonic, Tails, Amy. Tails ed Amy affrontano Silvio Berlusconi, Rayman e Spyro. Anzi, Rayman. Facciamo così, Sephiroth. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In uno scenario del tutto improbabile, questi sei personaggi iconici, erano sette in realtà, ma va bene, si ritrovano a doversi sfidare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Naturalmente la cosa più importante per loro sarà vincere la competizione, ma non sarà semplice. Dovranno confrontarsi con atleti di talento provenienti da tutto il mondo e superare alcune prove impegnative. Sarà interessante vedere come questi personaggi si comporteranno in un contesto così diverso dal loro solito. Sicuramente ci saranno sorprese e sarà molto divertente, va bene. Basta Tina. Big. All'improvviso, Big the Cat attacca Sephiroth. Sorpresi da questo attacco inaspettato, Rayman, Sonic e gli altri si ritrovano in una lotta contro Big the Cat. Sephiroth è particolarmente colpito dall'attacco e sembra che la sua ferita sia molto grave. Tuttavia, anche se gravemente ferito, Sephiroth non è disposto a lasciare che qualcuno lo batta facilmente. Pochi istanti dopo, Sephiroth riesce a colpire Big the Cat con un potente contrattacco, scagliandolo lontano. Big the Cat è ora gravemente ferito e non può continuare a combattere. Tuttavia, anche se è stato sconfitto, Sephiroth è ancora molto debilitato dalla ferita. Sonic e gli altri ne approfittano per scappare, mentre Sephiroth si allontana furente. Sephiroth lancia una supernova contro il campo di pallavolo. Dopo aver sconfitto Big the Cat, Sephiroth si dirige verso il campo da pallavolo dove stanno giocando Mario, Sonic e gli altri. Sephiroth è furioso per la sconfitta subita e decide di vendicarsi lanciando una supernova contro il campo da pallavolo. Mario e gli altri riescono a schivare l'attacco, ma il campo da pallavolo viene completamente distrutto. Sephiroth si allontana, lasciando gli avversari alle prese coi danni. Froggy esplode. Nel frattempo Froggy viene colpito da un missile lanciato da Silvio Berlusconi. Froggy viene gravemente ferito e Silvio Berlusconi ne approfitta per scappare. Tuttavia Froggy non è disposto a lasciarlo andare così facilmente e lo insegue. Purtroppo per Froggy Silvio Berlusconi è troppo veloce per lui e riesce a distanziarlo. Tuttavia Froggy non si arrende e continua a inseguirlo fino a quando non viene colpito da un'altra delle supernove di Sephiroth. Froggy esplode in una gigantesca palla di fuoco, lasciando Silvio Berlusconi libero di scappare. Sonic sconfigge Sephiroth. Nel frattempo Sonic e gli altri riescono a raggiungere Sephiroth. Sephiroth è ancora molto... Cosa sto leggendo? Cosa diamine sto leggendo? Cosa sto leggendo, chat? Ok, come andiamo avanti? Ricordiamo che siamo alle Olimpiadi, comunque. Sephiroth si mette a piangere come un bimbo, un attimo che non appare. E vuole la mamma, va bene. Si mette a piangere come un bimbo e vuole la mamma. Sonic e gli altri sono confusi da questo comportamento, ma non hanno tempo di pensarci poiché Sephiroth si prepara a lanciare un'altra supernova. Tuttavia, Sonic è troppo veloce e riesce a schivare l'attacco. Sonic allora approfitta della situazione per colpire Sephiroth con un potente contrattacco, scagliandolo lontano. Sephiroth viene eliminato e viene... Ok, sconfitto ed eliminato dai Giochi Olimpici. Sonic e gli altri possono ora concentrarsi su Silvio Berlusconi, che è l'unico avversario che rimane. Silvio Berlusconi diventa... Safer Silvio Berlusconi, come Sephiroth, ascende in paradiso e lancia il suo attacco finale.
Un attimo. Dobbiamo fare un'immagine. Safer Silvio Berlusconi. Dobbiamo fare questa rappresentazione grafica. Ignorate questi vecchi prompt. In Final Fantasy 7. Proviamone 3. Silvio Berlusconi. Così. Allora, dove eravamo? Oh mio Dio. No! Oh! Ok, eravamo qua. Silvio Berlusconi diventa Safer Silvio Berlusconi. Ascende in paradiso e lancia il suo attacco finale. Il bacio di Silvio Berlusconi. Non l'avevo ancora letto! Non l'avevo ancora letto! Nel frattempo, Silvio Berlusconi riesce a raggiungere il Tempio dell'Olimpo, dove si trova l'idolo di Zeus. Silvio Berlusconi prega Zeus di concedergli la forza di sconfiggere Sonic e gli altri. Zeus accetta di concedergli questo desiderio e Silvio Berlusconi viene trasformato in Safer Silvio Berlusconi, una versione più potente di se stesso. Sonic e gli altri sono allibiti dalla trasformazione di Silvio Berlusconi e capiscono che non sarà facile sconfiggerlo. Tuttavia Sonic è determinato a sconfiggerlo e si prepara a lanciare il suo attacco finale. Prima che Sonic possa colpire però, Silvio Berlusconi lo colpisce col suo attacco finale, il bacio di Silvio Berlus. Guardatelo! È bellissimo! È bellissimo! Guardatelo! Ok, abbasso il volume. Ok, andiamo avanti con la storia. Che succede dopo? Devo respirare. Arriva Pete di Kid Icarus al servizio di Palutena. No, basta personaggi, forse è meglio non mettere altri personaggi. Risolviamo la storia tra di loro. Facciamo che Silvio Berlusconi Final Attack nel paradiso in Final Fantasy 7. Poi voglio provare Sonic combatte Silvio Berlusconi nei panni di Sephiroth in Final Fantasy 7. Va bene così. Poi voglio provare Sonic contro Silvio Berlusconi in paradiso. Ok, Sonic usa il potere dei Chaos Emerald. Sonic usa il potere dei Chaos Emerald. Il generatore si è dimenticato di alcuni personaggi, ma vediamo come si sviluppa tra di loro. L'attacco di Silvio Berlusconi è molto potente e Sonic viene scaraventato lontano. Tuttavia, Sonic non si arrende. E si concentra su Chaos Emerald. Cercate di capirmi, chat, il mio cervello si sta sciogliendo. Il mio cervello sta esplodendo. Grazie al potere dei Chaos Emerald, Sonic riesce a trasformarsi in Super Sonic e si prepara a lanciare il suo contrattacco. Super Sonic colpisce Silvio Berlusconi. Mi piace che ha capito Super Sonic. Chat! Questo non l'ho scritto io, questo l'ha capito l'AI. Sonic si trasforma in Super Sonic e colpisce Silvio Berlusconi con il suo potente attacco Chaos Control. Quello non è di Sonic, quello non è una mossa di Sonic, ma va bene. Scagliandolo lontano, Silvio Berlusconi viene così sconfitto e viene eliminato dai Giochi Olimpici. Sonic e gli altri possono ora concentrarsi sulla prossima sfida. Berlusconi è stato sconfitto! Attenzione! Ah, Sonic può fare Chaos Control, va bene. Allora l'AI ha ragione. Va bene, qua genera sempre la stessa cosa. Conosce Berlusconi.
Dai. Datemi un'immagine migliore. Proviamola 3 volte. I Chaos Control blocca il tempo e lo teletrasporta. È vero, Rayman è triste perché è stato ignorato dall'intelligenza artificiale. Esattamente come Ubisoft dal 2013 ad oggi. Nel frattempo Rayman è triste perché è stato ignorato dall'intelligenza... Va bene. Ha semplicemente ripetuto quello che ho scritto. Riprova. Rayman si sente come se non avesse alcun valore, come se nessuno lo apprezzasse. Tuttavia Sonic e gli altri gli dicono che non è vero, che è un eroe molto importante. Rayman è molto toccato dalle parole di Sonic e gli altri e si sente meglio. Sonic e gli altri gli dicono che è un eroe molto importante, ok, sempre stato lì per loro. Rayman è molto contento e finalmente si sente apprezzato. Va bene, ti stai ripetendo un po'. Sì, l'ultimo Rayman è del 2013, Legends. Ma attenzione! Silvio Berlusconi ritorna dal paradiso. Nel frattempo Silvio Berlusconi viene riportato in vita dalla dea Hera e si unisce ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Hera gli concede anche il potere di trasformarsi in Safer Silvio Berlusconi quando lo desidera. Cosa sto leggendo? Queste sono 1 milione di clip, dovete fare 1 milione di clip. Silvio Berlusconi è molto contento di questo, si prepara a sconfiggere Sonic e gli altri. Sonic e gli altri sono allibiti dalla trasformazione, capiscono che non sarà facile sconfiggerlo. Tuttavia Sonic è determinato a sconfiggerlo e si prepara a lanciare l'attacco finale. E Silvio Berlusconi è sconfitto di nuovo. Va bene. Chat, fate le clip. Berlusconi... Ah, ok. Partiamo da qui, Berlusconi, in un delirio, assimila a Mario, Tails ed Amy. Anche Amy è stata sconfitta, è stata dimenticata. Serve l'intero video, sì. Ok, tornata al bacio. Sonic viene scaraventato lontano e Silvio Berlusconi ne approfitta per assorbire Mario, Tails ed Amy. Sonic è allibito, capisce che non sarà facile sconfiggerlo. Sonic chiede aiuto a Zeus. Tuttavia Sonic non si arrende e chiede aiuto a Zeus. Zeus accetta di aiutarlo, ok, diventa Super Sonic. Abbiamo di nuovo il Chaos Control, si sta ripetendo. Va bene, allora. Per finire la battaglia, Sonic e Silvio Berlusconi si sfidano nel salto in alto. E la persona che salta più in alto è... La persona che vince, ok. Così dopo un'intensa battaglia Sonic riesce a sconfiggere Berlusconi, salvare Mario, Tails ed Amy. Sonic e gli altri possono concentrarsi sulla prossima sfida. No, dai. Si sfidano nei 100 metri. Sonic, ovviamente, è più veloce. Ma... Berlusconi ha un asso nella manica. 2 punti. Possono volare entrambi, è vero. Il bacio di Silvio Berlusconi. Lancia il suo attacco contro Sonic, ma Sonic è troppo veloce e lo schiva. Va bene, l'AI ha detto basta. Vediamo cosa è uscito qua. Guardate che bellezza. Guardateli. Guardate il bacio di Silvio Berlusconi! Questo è il bacio di Silvio Berlusconi! È lui! È bellissimo! È bellissimo! È bellissimo! Questo è lo stile migliore di sempre. Va bene. Ok, basta, chiudiamo questa storia. Fine. Diventano amici. Silvio e Sonic diventano amici. Nel frattempo Silvio Ber... Oh mio Dio.
Nel frattempo Silvio Berlusconi e Sonic diventano amici. Silvio Berlusconi è molto contento di questo e i due passano molto tempo insieme. Alla fine i due decidono di fare squadra e di partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 insieme. Siamo andati avanti. Il potere dell'amicizia ha portato avanti la storia. Siamo arrivati nel 2028 a Los Angeles. Direi che questa è la fine di questa storia, è un good ending. Ok, ultima per oggi, ultima e poi basta. Wario sta guidando sull'autostrada. Ditemi il nome di un'autostrada. Ok, basta con la musica di Sephiroth, grazie. Rimettiamo Wario. Autostrada del sole, autostrada Tina, basta Tina. La autostrada di Todd verso Reggio Calabria, va bene? Per andare a Reggio Calabria. Buongiorno comunque, lo slime sgravato. All'improvviso si accorge che la gomma anteriore sinistra è a terra. Wario si ferma immediatamente sul lato della strada e inizia a cambiare la gomma. Dopo aver cambiato la gomma, Wario riprende il viaggio. Ciao Zaki comunque, l'autostrada Pikmin. Io amo l'inizio delle storie perché può succedere di tutto. È completamente imprevedibile. Ok, però sta andando troppo bene. Arriva Mattarella. Ma a un certo punto arriva Mattarella che guida contromano a tutta velocità. Wario frena bruscamente e inizia a inseguire il Presidente della Repubblica! L'ha capito! L'AI sa chi è il Presidente della Repubblica! Dopo un inseguimento lungo e pericoloso, Wario riesce a fermare il Presidente Mattarella. Ma che diavolo stai facendo? Stai guidando contromano! E Mattarella dice: mi dispiace, ma dovevo andare in fretta a Reggio Calabria. E perché non hai preso l'aereo? Ho perso il mio aereo. Beh, non puoi guidare contromano sull'autostrada. Ok, ok, mi dispiace. Grazie per avermi fermato. Sì, ma io volevo lo schianto. Incontra Mauser e lo rapina. Appare Mauser che rapina tutti e due. Mauser: vi prendo tutti e due in ostaggio. Ma che diavolo stai facendo? Vi porto con me così posso chiedere un riscatto. Ma sei pazzo, non puoi farlo. Oddio, fermo, fermo, pausa! Ah, zitto, altrimenti ti ammazzo. Ok, ok, non ti arrabbiare. Che cosa vuoi? Voglio 1 milione di euro. Ok, ok, te lo darò. Bene, allora andiamo. Wario e Mattarella vengono portati in ostaggio da Mauser, ma durante il viaggio Wario riesce a liberare entrambi. Ok, adesso siamo liberi. Grazie Wario, sei stato molto coraggioso, nessun problema. Bene, la storia è finita positivamente. Questa è la musica felice di quando tutti si salvano. Oh. Se Wario andava a Reggio Calabria, Mattarella andava a Reggio Calabria contromano. Andavano tutti a Reggio Calabria per qualche motivo. Basta, Wario in auto si schianta contro Sonic. Ma che diavolo stai facendo? Stavo andando a Reggio Calabria anche Sonic per vedere un amico. Appare Eggman, attenzione! L'AI ha evocato Eggman da sola. Appare Eggman che rapina Sonic. Vi prendo tutti e due in ostaggio, va bene, si sta ripetendo. Ok. Ok, cancello perché voglio un esito diverso. Wario è in autostrada, oddio, per andare a Reggio Calabria. Quando all'improvviso si ritrova coinvolto in un terribile incidente. Alla guida c'era, alla guida dell'altra auto, c'era, due punti, Mario, ok? Tutto qua, Mario. Hello, Mario. Riproviamo. Mario. 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 Dammi qualcos'altro! Mario è il fratello di Wario. Mario.
Ci sono dei setting che posso cambiare. Proviamo qualcosa di più random. Luca, un calabrese che stava facendo un giro turistico in auto. Ok, ho settato l'AI su più random. Quindi ora è uscito Luca. C'era Kirby, no, mi piace quando è l'AI a decidere. Luca. Ok, cosa possiamo dire ora? Il risultato dell'incidente è stato che entrambi i veicoli sono andati in frantumi e Wario è stato gravemente ferito. Per fortuna Luca è riuscito a uscire dall'auto prima che si gonfiasse e così ha chiamato i soccorsi. Prima che si gonfiasse l'auto? Vabbè. Wario è stato trasportato immediatamente in ospedale dove i medici hanno fatto del loro meglio per salvarlo. No! Tuttavia, dopo diversi giorni di ricovero, purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto. Luca si è sentito terribilmente in colpa per l'incidente e nonostante fosse innocente ha deciso di costituirsi. È stato processato per omicidio colposo e condannato a un anno di reclusione. Questa cosa è bellissima. È bellissima. È bellissimo. Arriva il giorno del funerale di Wario. E si presentano diverse persone. Due punti. La famiglia, gli amici, i colleghi, anche Luca, che ha voluto rendere omaggio alla vittima, ma non era condannato. Tutti sono profondamente addolorati e sconvolti per la tragedia. Mario si avvicina alla bara di Wario e dice: ciao fratello, mi mancherai tantissimo. Non dimenticherò mai il bellissimo momento che abbiamo trascorso insieme, il giorno in cui siamo andati a cavallo nella foresta amazzonica! Cosa? Riposa in pace. A cavallo nella foresta amazzonica, va bene. Poi è il turno di Luigi, che si avvicina alla bara di Wario e dice: ciao fratello, non riesco ancora a credere che non ci sei più. Eri una persona davvero speciale, io ti voglio bene. Anche Luca ha qualcosa da dire, Wario. Io non so se tu mi perdonerai mai, ma io mi sento responsabile della tua morte. Chat, è impressionante il fatto che l'AI si sta ricordando che Luca è responsabile. È fantastico. Vorrei che tu sapessi che mi dispiace davvero tanto e che farò tutto il possibile per rimediare al male che ti ho causato. Tutti piangono lacrime di dolore, Wario sembra finalmente trovare la pace. Ma c'è un colpo di scena. Wario si alza in piedi ed esce dalla bara. Era vivo! Wario non è morto! Questo è un sogno! Stavo morendo ma sono stato salvato dal mio amico Luca. Adesso sto bene e sono felice di essere ancora vivo. Grazie Luca, grazie a tutti voi. Andiamo avanti. Wario. Wario! Riproviamo. No, riproviamo. Da qui. Tutti si spaventano, ma Wario li rassicura. Non temete, sono vivo e vegeto. Quello che è successo non è stato un incidente, è stato un piano che avevo studiato per farvi capire quanto sia preziosa la vita. Tutti sono scioccati. E anche Luca si sente in colpa, ma Wario lo rassicura. Tu non hai fatto nulla di male, Luca. Hai solo fatto quello che dovevi fare. Poi Wario si rivolge alla famiglia e agli amici e dice: cari amici, vi voglio bene. Siete sempre felici e non dimenticate quanto sia importante la vita. Questa storia insegna che la vita è preziosa e che non dobbiamo mai darla per scontata. Dobbiamo sempre cercare di viverla al meglio e soprattutto Dob. E soprattutto dobbiamo imparare a perdonare. La mamma di Wario lo maledice per il costo del funerale. Applausi, è una storia bellissima e commovente. Applausi. Come la finiamo? È l'ora di finire, sono le 6:30. What? È King K. Rool. So come finirla. All'improvviso
Sonic e Silvio Berlusconi fanno irruzione nel funerale. Silvio comincia a parlare. Wario, io non so come ringraziarti. Grazie a te finalmente ho capito quanto sia importante la vita. Grazie di cuore. Figurati, caro Silvio, risponde Wario. Anche tu sei stato importante per me, ti devo molto. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Poi Sonic aggiunge. Yeah, Wario, io non so come ringraziarti. Ho capito quanto è importante la vita, yeah, fast, grazie. Figurati, caro Sonic, risponde Wario. Va bene. Tutti sorridono e si abbracciano e finalmente sembra che tutto torni alla normalità. Ok, una veloce. Una storia lampo. Il titolo del nuovo The Legend of Zelda è Breath of the Wild. Di nuovo, Breath of the Wild, un gioco action-adventure sviluppato da Nintendo per la console Wii U e Nintendo Switch. Grazie Wikipedia. Va bene. In Pikmin 4 il nome del nuovo capitano è Implicification. Ciò suggerisce che il giocatore sarà in grado di personalizzare il proprio Pikmin e Captain a proprio piacimento, rendendo il gioco molto più interessante e personale. Attenzione, Zaki! Abbiamo la conferma che il capitano sarà personalizzabile. Sonic, il metascore di Sonic Frontiers è... Sarebbe una bella feature, è vero? 58 su 100! Va bene. Va bene, il resto non è molto rilevante. Chat, questa parte... Fate una clip, segnatevela. Tra qualche mese vediamo se era vero. Tra qualche mese vediamo se ha previsto bene. Il metascore di Sonic Frontiers sarà 58 su 100. Vedremo se avrà avuto ragione l'intelligenza artificiale. Il metascore di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è... Non ha ancora un metascore, grazie al cavolo! Va bene. Sarà... Alto là, secondo voi? Ok, chat, secondo voi quanto sarà il metascore di Tears of the Kingdom? Secondo IGN, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà 97, 99, 100? Secondo IGN, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà caratterizzato da uno stile visivo anime giunto oramai ai massimi livelli di qualità negli ultimi anni. I fan del franchise dovranno aspettare qualche altro anno per potersi tuffare nelle avventure di Link e dei Pikachu e anche altri personaggi dei cartoni animati di Nintendo. Come? Come? Ah, la corsa ai prossimi giochi di prossima generazione di Switch di Nintendo si è rivelata una sfida diventata quasi impossibile da superare per parecchie altre compagnie all'infuori della corporation. And overall... lo Switch ha venduto 1,61 milioni di copie in Giappone nel 2017. Va bene. Wow, wow, wow! Potremmo vedere dei grandi emulatori per Switch? No, no, questo non si può dire. Ok, la prossima console di Nintendo si chiamerà NX. No, dai, questa è roba vecchia. Dopo il Nintendo Switch, la prossima console si chiamerà SNES Mini Classico. Nintendo non ha ancora comunicato il nome, ma in rumor suggeriscono che potrebbe essere chiamata SNES Mini Classico. Va bene. Il metascore di Mario il film. Il metascore del film di Super Mario sarà... 93! Mi ha dato il link del film del 1993! Ok.
Sembra che non sia brava con le previsioni. Va bene, proviamo un'ultima cosa. Shigeru Miyamoto si presenta sul palco del Nintendo Direct e rivela una t-shirt con sopra disegnato Mario e Luigi viaggia al centro di Bowser! Wow! È l'avventura di Bowser Jr. Non nosta? Non nosta? Oddio, questa musica. Vi ricordate questa musica, chat? Ok, non nosta. Shigeru Miyamoto ha un nuovo hobby. I palmari Nintendo e le moto, ma detesti casino come Fortnite e PUBG. Shigeru Miyamoto, nel corso di un'intervista a Bloomberg, ha dichiarato di aver recentemente acquisito il gusto per i palmari Nintendo Switch. Entusiasta soprattutto dei giochi offerti dalle console portatili, tra cui si sottolinea soprattutto titles come Fortnite e PUBG, che definisce veri e propri casino. Per Miyamoto, questo fattore scommesse non ha alcun posto nel mondo dei videogiochi. Mario Kart Tour non è d'accordo. Il link è questo qui. Se volete provare anche voi in chat, divertitevi. Provo a cambiare un po' la casualità. Shigeru Miyamoto ha deciso di distruggere Nintendo. Non può essere vero. Shigeru Miyamoto va in un bosco a cercare i Pikmin sulla nuova app. Virgola. Pikmin 3, la caccia! Shigeru Miyamoto ha annunciato che la nuova app per smartphone e tablet, Pikmin 3, The Hunt, la caccia, sarà disponibile dal prossimo mese di luglio. L'app è sviluppata in collaborazione con il team di DNA ed è un gioco in caccia, un gioco di caccia in prima persona in cui bisogna cercare animali nel bosco. Quando abbiamo iniziato a sviluppare Pikmin 3, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente far giocare le persone in un bosco reale. Così abbiamo iniziato a sviluppare un'applicazione per smartphone e tablet che permetterebbe alle persone di andare a caccia di animali, nella realtà aumentata. Va bene. Pikmin Bloom 0.5. Ultimissima. Il primo che scrive in chat qualcosa di diverso lo metto. Ci è andato vicino, sì. A Pikmin Bloom. Vediamo, sperate qualcosa in chat. Questa cosa comunque la rifaremo. Prime 4, Duraner dice Prime 4. La colpa del fallimento... Ok, ce ne sono un po' che mi piacciono, vediamo un po'. La data di pubblicazione di Metroid Prime 4 è... un segreto, va bene. Scriviamo solo Metroid Prime 4 e inviamo, vediamo che succede. Star Fox Grand Prix, Smash Bros, Xenoblade 2 torna. Che ne pensi di questa lista? Pubblicità. La colpa del fallimento del Wii U è... di Nintendo? Non c'è una risposta univoca a questa domanda. Alcuni sostengono che sia stata la mancanza di supporto da parte di Nintendo, mentre altri sostengono che i giochi non sono stati all'altezza delle aspettative. Troppo reale. E così Silvio Berlusconi andò a prendere un tè con Sonic. E poi un caffè. Fine. Questa, signore e signori, è la fine. Titoli di coda. Ecco qua. Un'ultima, il personaggio di Mario Kart Tour. Il nuovo personaggio di Mario Kart Tour è... Rosalinda, una ragazza da capelli rossi, che indossa un vestito nero e occhiali azzurri. È un personaggio molto elegante e raffinato che si distingue dagli altri personaggi. Un pilota molto talentuoso, un grande potenziale per diventare una delle migliori pilote di Mario Kart Tour. Ok, Rosalinda viene confermata alla guida della Ferrari nella prossima
stagione di Formula 1. Rosalind sarà confermata, va bene, me l'ha solo tradotto in inglese. Credo che l'intelligenza artificiale si sia stancata di me. Chiudo con un preset. La cacca di Mario. Mario fa una cacca gigantesca sul divano. Mario ha fatto una cacca gigantesca sul divano. Probabilmente non dovresti sederti sul divano fino a quando non l'avrà pulito. È a questo punto che arriva Luigi, inconsapevole della cacca di Mario sul divano. Luigi si siede sulla cacca di Mario e naturalmente finisce per sporcare i suoi pantaloni. Luigi esclama: "Oh no! La cacca di Mario su questo divano è orribile!" Poi aggiunge: "Al contrario, la cacca di Bowser è molto più pulita." Questo è quando ho fatto un test. Questo è uscito facendo un test. Io ho messo solo questa parte. E questo è quello che è stato generato, casualmente. Direi che con questo possiamo chiudere. Addio. È stato molto divertente. Soprattutto... questo. Lo faremo altre volte. Lo faremo di nuovo in futuro. Probabilmente lo faremo con DALL-E 2. Torneremo su OpenAI. Quindi grazie per aver guardato questo episodio dell'AI.